Salve a tutti, buongiorno, sono Maria Paola De Angelis, la dirigente dell'Istituto Masotto di 90 Vicentina e eh, sono qui nella sala di regia dell'Istituto per eh, dare avvio all'ennesima eh, manifestazione culturale promossa dalla nostra istituzione scolastica. Ringrazio la professoressa Veronica Melis e il corpo docente che eh, ha dato avvio a questo progetto, lo staff eh, digitale, ma soprattutto ringrazio il professor Di Pasquale che eh, ha voluto fornirci questa importante possibilità di approfondimento, eh, approfondimento che eh, è caratterizzato dalla interdisciplinarità, già dal titolo possiamo vederlo, il coinvolgimento di varie appunto discipline dalla storia all'arte ma anche alla tecnologia interessantissimo il titolo la fatica e l'ingegno la colonna traiana la fatica e l'ingegno questo a dire appunto che eh, per piegare il materiale a quello che è eh, l'incredibile eh, ingegno del genere umano è necessario uno sforzo per avere poi alla fine eh, prodotti e eh, opere d'arte eh, straordinaria che eh, attraverso i secoli sono giunte eh, fino a noi. Quindi eh, vi eh, ringrazio per la partecipazione e spero che eh, possiate trovare spunti interessanti, come sono sicura che accadrà nella visione di questa eh, carrellata di eh, informazioni e eh, curiosità. Eh, dalla storia alla tecnologia, che eh, il professor Di Pasquale vorrà eh, illustrarci. Eh, do la parola alla professoressa Veronica Melis, in quanto appunto non voglio rubare tempo eh, all'evento, all e ringrazio tutti di nuovo per la partecipazione. Grazie e arrivederci. Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo incontro del ciclo di conferenze intitolato Racconti dal passato, organizzato dai dipartimenti di italiano e latino, disegno e storia dell'arte, fisica e matematica del Liceo Masotto di Noventa Vicentina, in collaborazione con Radio Noventa e con il supporto del Museo Galileo di Firenze. Quello di oggi è il secondo dei quattro interventi in cui si articola la nostra rassegna, che ha come filo conduttore il desiderio di divulgare i saperi del mondo antico e la volontà di leggere, interpretare e contestualizzare i messaggi che proprio dal mondo antico ci pervengono. Questi incontri, che speriamo possano ripetersi anche negli anni, saranno certamente una valida occasione di arricchimento sia per gli studenti, sia per i docenti, sia per tutti coloro che avranno il piacere di seguirli online. Quindi abbiamo iniziato la nostra rassegna il 22 febbraio con Massimo Manca, che ha dialogato con noi di memoria, di trasmissione e di selezione delle informazioni, e proseguiamo quest'oggi con il professor Giovanni di Pasquale, che ci parlerà della colonna traiana. La colonna traiana, certamente eh, siamo da sempre abituati a considerarla come una fonte preziosissima di dati storici. Il suo fregio è stato studiato a fondo e c'è una ricchissima bibliografia a riguardo. Ma quest'oggi al nome Colonna Traiana si aggiunge una chiosa, un sottotitolo La fatica e l'ingegno. Quindi il professor Di Pasquale affronterà un aspetto della Colonna Traiana che spesso viene eh, trascurato nei manuali. Si soffermerà infatti sulle tecniche impiegate e sulle soluzioni adottate e sulle elevatissime conoscenze scientifiche che hanno permesso ai romani di eh, realizzare Quest'opera incredibile, che è un vero capolavoro di architettura, di arte e di ingegneria. Il professor Di Pasquale è davvero lo studioso più adatto a parlarci di questi temi e per noi è un grandissimo onore poterlo ospitare quest'oggi. Infatti collabora da circa 28 anni con il Museo Galileo di Firenze e si occupa di macchine antiche, di tecnologia nel mondo antico. Cosa dire di lui? È laureato in lettere classiche, ha conseguito il dottorato in storia della scienza e ha insegnato nelle università di Udine e di Bologna e da 12 anni è, è professore di storia della scienza presso la Texas University. Ha guidato e guida eh, diversi gruppi di ricerca interdisciplinari e eh, soprattutto... Eh, studiando le diverse forme di sapere scientifico, naturalistico e tecnico nel mondo antico. È anche uno dei massimi esperti di collezioni di strumenti scientifici e tecnologici provenienti da Pompei e di dispositivi meccanici che sono conservati ad esempio nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid. Collabora con il Museo Max Planck Institute for the History of Science di Berlino. E le sue collaborazioni sono di grandissimo prestigio. Ad esempio, ricordo che nel 2011 è stato invitato da Umberto Eco a curare la sezione di Storia della Scienza nei volumi dedicati all'Antichità e al Medioevo, nella grandissima opera intitolata Storia della Civiltà Europea. Quindi, ha curato moltissime mostre in Italia e all'estero che sono ospitate sia nei musei archeologici sia nei musei di storia della scienza. Quindi eh, ricordo anche le sue innumerevoli pubblicazioni, i suoi articoli, le sue conferenze, eh, per esempio tra gli ultimi il suo lavoro in uscita con la Cambridge University Press o il suo ultimo libro, Le macchine del mondo antico, edito da Carocci. Quindi eh, il suo curriculum è vastissimo, mi limito a questo e è... Posso eh, subito lasciare la, la parola al professor Giovanni Di Pasquale. Grazie per l'ascolto. Ecco, buongiorno professore, e benvenuto. Eh, la invito ad accendere il microfono prima di tutto perché pare che sia spento. Non la sentiamo. Mi sentite ora? Adesso mi sentite? Dovrebbe cliccare. Sì, mi sentite ora? Bene. Adesso è online, la sentiamo. Okay. Bene, buongiorno a tutti, grazie per questa eh, presentazione. No, sentiamo ancora. Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite adesso? Sì, sì. Posso andare? Sì. Ok, allora buongiorno a tutti, grazie per questa presentazione. Come avete sentito, oggi parliamo di un monumento tra i più noti della civiltà romana, con il Colosseo, con il Pantheon, la colonna traiana è un simbolo della, eh, della storia di Roma antica nel mondo ed è un monumento che ci permette di affrontare una serie di argomenti che non sempre vengono abbinati alle civiltà classiche. Eh, mi riferisco alle forme di sapere scientifico e tecnico. Nella nostra idea, quando parliamo di antichità, l'antichità eh, significa bellissime opere d'arte che studiamo nei nostri libri nei nostri manuali a scuola come le sculture che vedete oppure cercare di avvicinarci alla pittura degli antichi attraverso i vasi dipinti, studiare i loro miti, le loro tradizioni, la loro cultura. Eh, L'antichità per noi è capire la loro religione, i loro culti, eh, osservare i templi che ancora sopravvivono in tanti luoghi del mondo classico però o oh, i teatri come questo, quello che sicuramente noi non abbiniamo al mondo antico è eh, che questa epoca abbia anche prodotto delle forme di sapere scientifico e tecnico. Questo è un problema che va avanti da tanto tempo, che è legato a una immagine. Eh, molto tenace, molto resistente, prodotta da chi ha studiato la storia antica nel secolo scorso, eh, dagli storici dell'economia, gli storici della filosofia antica, si sono trovati tutti quanti, anche con gli archeologi, d'accordo nel dire che l'antichità non ha prodotto conoscenze scientifiche. È un'idea che è nata e si è sviluppata con molta forza, soprattutto tra la eh, rivoluzione industriale e la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha posto fine a quella che si chiamava la Belle Époque, quando l'uomo aveva una fede eh, straordinaria nel progresso, nelle invenzioni dopo la rivoluzione industriale. Si era convinti che progresso volesse dire invenzioni e che invenzioni fosse sinonimo di civiltà. Se questo era vero, allora si guardava con un po', quasi con imbarazzo, all'antichità, perché se eh, le invenzioni sono sinonimo di civiltà, si diceva, ma allora gli antichi non hanno contribuito in questo cammino bellissimo dell'umanità verso eh, la verità, la conoscenza esatta. È un'idea che negli ultimi decenni è stata messa in discussione, però ancora oggi è oggetto di eh, molte, molti dibattiti. Per esempio, vedete qui c'è scritto: Ma gli antichi che cosa dicevano? Eh, gli antichi hanno detto delle cose su questi temi, e quello che gli antichi dicevano può essere adoperato in un senso o nell'altro. Vi faccio un esempio con la prossima slide. Uh, Svetonio, nella vita dei primi imperatori, quando parla della vita dell'imperatore Vespasiano, racconta un episodio molto noto di un inventore: lo vedete lì che eh, aveva ideato una macchina che permetteva di spostare delle grandissime colonne che avrebbe permesso di risparmiare tempo e fatica. Secondo Svetonio, Vespasiano avrebbe detto: No, non la voglio usare, altrimenti il popolo non lavora. Questa frase è stata presa come esempio da un sacco di studiosi che hanno pensato: ecco qui è una conferma del fatto che le macchine che sono L'oggetto principale della tecnologia di una civiltà non, non, non interessavano, non esistevano, erano poco diffuse perché c'erano, come si diceva, gli schiavi, c'erano gli uomini che eh, messi in gruppi di lavoranti che dovevano obbedire a qualcuno, compivano eh, dei gesti che permettevano di sostituire le macchine, gesti ordinati, ripetuti, eh, che servivano per fare qualunque cosa. Ma noi potremmo dire anche il contrario. Per esempio, lo vedete, Orazio eh, dichiara che è complica ha paura di fare una passeggiata a Roma tra il Quirinale e il l'Aventino per, la per il timore che possano cadergli sulla testa travi o pietre enormi sollevate dalle tante gru. Che si trovano per la strada così complicato questo percorso che anche un funerale farebbe fatica a farsi strada. Allora, questo è un atteggiamento degli storici: abbiamo una idea, le macchine non esistevano. Adopero il passo di Svetonio, non adopero quello di Orazio. Questo è un atteggiamento eh, che dipende da un'idea. Diciamo, preconcetta, non c'erano macchine, dunque Svetonio me lo conferma. Noi dobbiamo cercare invece quando vogliamo capire una società antica, dobbiamo, così distante da noi, liberarci dalle nostre conoscenze, cercare di avere la mente libera e dire ma questi come vivevano cosa facevano ci deve aiutare anche il buonsenso davanti a un monumento come la colonna traiana ma a tanti altri chiederci ma davvero gli uomini avrebbero potuto da soli senza mezzi spostare sollevare pietre così grandi dunque dobbiamo avere la mente libera e cercare di capire queste eh, civiltà lo stesso riguarda per esempio Archimede. Archimede è adoperato come ulteriore esempio di un'antichità che non aveva interesse per la tecnologia, perché quando lo, il biografo Plutarco descrive la vita, racconta la vita del generale Marcello, il suo assedio a Siracusa nella seconda guerra punica e compare Archimede sulla scena, ci dice, lo vedete lì nel primo brano, che era stato il tiranno di Siracusa, Ierone II, a convincere Archimede a dedicarsi anche alla tecnologia e non solo a quelle cose complicate di cui si occupava e, di, e sulle quali poi ha scritto dei testi che ci sono arrivati. E però nello stesso brano Plutarco dice che la meccanica, che è la scienza che si occupa della tecnologia e delle macchine, vedete, oggi così seguita. E a tutti note dunque dobbiamo cercare di bilanciare tra le nostre opinioni e quello che realmente gli autori antichi ci hanno detto altrimenti eh, continuiamo a dire che gli antichi non avevano assolutamente interesse per la tecnologia e tutto ciò che è stato fatto è stato fatto con gli schiavi allora, oggi raccontiamo un esempio di questa storia grazie al monumento di cui si diceva prima, la colonna traiana. È una storia che ci ricorda che nel mondo romano, soprattutto in epoca imperiale, l'architettura è stata adoperata come veicolo di propaganda, ovvero c'è stato un progetto eh, molto ben delineato secondo il quale Roma costruiva edifici tipici della civiltà romana, quindi gli acquedotti come questo che vedete che è nella Francia meridionale, i tipici acquedotti arcate, le piazze colonnate come questa del foro di Pompei, le strade, gli anfiteatri, vedete qui quello di Verona, ma anche le terme e tanti altri monumenti che sono identificativi della civiltà romana, che sono stati costruiti nelle regioni sottoposte al dominio di Roma ad operare l'architettura come un mezzo di propaganda per far sentire i popoli di quelle regioni parte della vicenda di Roma partecipi per fare questo occorrevano architetti occorrevano tecnici specializzati e occorreva naturalmente una tecnologia meccanica, cioè delle macchine che evidentemente nel mondo antico esistevano. Dobbiamo cercare di capire come fare a scoprirle tra i documenti che l'antichità ci ha lasciato. Ora voi vedete qui il grande plastico di Roma imperiale, eh, che era caratterizzata da una quantità straordinaria di monumenti incredibili, spettacolari. Plinio il Vecchio racconta, e scrive non tanto tempo prima che l'architetto Apollo d'Oro che costruirà la colonna traiana eh, entri in azione, dice che Roma è una città in cui è possibile ammirare costruzioni memorabili. E dice in questo passo: è come se tutti gli edifici del mondo si trovassero concentrati nella sola Roma. Quindi che città incredibile doveva essere la Roma di epoca imperiale. E ancora Plinio non aveva visto il più straordinario dei monumenti a cui Marziale dedica eh, una parte dei suoi epigrammi, il Colosseo. Quando viene inaugurato il Colosseo, un pochino prima che entri in scena Traiano col suo architetto. Marziale dice che ci sono edifici che sono sì straordinari a Roma, ma il Colosseo a sua volta li batte tutti. È un monumento che prende da solo il posto di tutti gli altri. A questo punto entriamo nel vivo del nostro racconto. Siamo nel 107 d.C., è finita la cosiddetta campagna di Dacia. La Dacia è quella terra oltre il Danubio che viene conquistata da Traiano e che corrisponde alla Supergiù alla odierna Romania. L'architetto Apollo d'Oro, che è il protagonista di quasi tutti i progetti architettonici che l'imperatore Traiano vuole mettere in atto, costruisce il più straordinario dei fori imperiali, il Foro dell'imperatore Traiano. Che vedete qui al centro di questa slide. Entriamo a terra, lì eravamo, diciamo, a veduta dall'alto. Sappiamo dalle descrizioni che la piazza era coperta di lastre di marmo, al centro c'era un'enorme statua in bronzo di Traiano, tutto intorno le vedete queste colonne di marmi colorati e tutte le decorazioni, le sculture che qui vedete sullo sfondo. Rimandano alla conquista della Dacia, erano statue di Daci fatti prigionieri. Dunque, Traiano sceglie questa sua impresa come motivo principale di propaganda e di celebrazione. Alcune di queste statue ci sono rimaste, eh, eccole qui. Alcune sono proprio qui a Firenze perché arrivarono attraverso il collezionismo di cui i medici erano appassionati anche per le, per le opere d'arte antiche. E sono queste le statue che nella piazza, nella grande piazza, decoravano quel grande porticato e che facevano immediatamente capire che questa conquista della Dacia era l'avvenimento più importante da molto tempo nella storia di roma pensate che per celebrare questo evento vennero dati i giochi più lunghi della storia di roma 123 giorni di seguito di cacce e combattimenti tra i gladiatori pensate che, che evento sensazionale eh, la piazza era chiusa dalla enorme basilica Ulpia, la Gens Ulpia dell'imperatore Traiano, di cui sopravvivono le colonne che vedete in questa slide a destra. E però mancava ancora un monumento, il più straordinario. Abbiamo detto che Plinio racconta che a Roma ci sono edifici incredibili, Marziale celebra l'inaugurazione del Colosseo. Cosa può fare Apollo d'Oro? l'architetto di Traiano per distogliere l'attenzione da quegli incredibili monumenti e crearsi, inventarsi qualcosa di nuovo, perché il foro sì era grande, era più grande degli altri fori, ma alla fine di nuovo non c'era nulla. Ecco che Apollodoro si inventa qualcosa che prima non si era mai visto, un monumento unico che vedete qui a destra una colonna che è, svolge tre funzioni insieme, è un edificio perché dentro c'è una scala, si può salire fino in cima a quella terrazza che vedete, eh, ci si può stare in 25 e si ha oggi, ma la si aveva anche, anche allora, una bellissima vista su tutta l'area dei fori fino al Colosseo. Dunque è un edificio ma era anche tomba perché alla base dove si entra c'era la stanza per accogliere le ceneri dell'imperatore Traiano e della moglie dopo la loro morte ed era anche un monumento onorario perché oggi vedete in cima la statua di San Pietro che fu collocata lì nel 1588 ma in origine c'era la statua di bronzo di Traiano. Dunque, un, un monumento, un edificio assolutamente nuovo che Apollodoro di Damasco si inventa per, presumibilmente per creare qualcosa che sposti l'attenzione dai monumenti eh, noti oramai a tutti della Roma imperiale e creare qualcosa di sorprendente. Vedete qui Dione Cassio, lo storico che racconta gli eventi di quel periodo, ma del quale purtroppo abbiamo perso proprio la descrizione della guerra di Dacia, che dice nella piazza Traiano eresse una grande colonna perché servisse come sua tomba e mostrasse il lavoro fatto nel foro, perché tutto il terreno era collinoso, ma lo fece scavare e l'altezza della colonna rimanda all'altezza di quelle colline. Allora, questo edificio celebra la conquista della Dacia, la vedete in questa vecchia cartina, oltre il Danubio, corrisponde più o meno all'attuale Romania, uno storico del periodo a Neofloro esulta perché dice che gli imperatori del primo secolo, tutto sommato, si sono occupati di mantenere i confini. Traiano è il primo che li amplia va oltre il confine naturale del Danubio, conquista dopo due campagne militari molto impegnative questa terra e l'impero di Roma raggiunge la massima estensione territoriale. Questa è la base eh, dell'ingresso della colonna nella quale l'iscrizione latina ci ricorda quello che ha detto Dione Cassio, cioè che questa colonna ha un'altezza che rimanda a quella che aveva il terreno che venne sbancato, reso pianeggiante per costruire il foro e la colonna. Eccolo qui. Ecco qui. Adesso vi, vi do un po' di numeri di questo straordinario edificio e monumento. È alta quasi 40 metri, complessivamente pesa 1050 tonnellate. È fatta da 29 enormi pezzi di marmo, 8 sono alla base, e 19 sono sulla colonna vera e propria. Poi c'è il piedistallo della statua e il capitello, e si arriva a 29. Il più pesante, che è nel basamento, pesa oltre 77 tonnellate, il capitello da solo 45 tonnellate, vedete il primo occhio 50. E così via. Complessivamente abbiamo quasi 1.050 tonnellate. All'interno c'è una scala di 185 gradini, 150 che permettono di arrivare in cima, e 152 di questi gradini sono a chiocciola, a elica. Ci sono 40 finestre che danno luce a tutto l'edificio monumento. Eccolo qui. E qui vedete là, il disegno della scala all'interno. E a destra la ricostruzione della statua in bronzo dell'imperatore Traiano, che oggi non si vede più. Uh, la decorazione è stata studiata, della decorazione noi sappiamo tutto, è come un libro di marmo illustrato. Pensate che se noi lo srotolassimo avremmo 200 metri di narrazione ininterrotta degli avvenimenti delle due campagne di Dacia 101, 102 e 105, 106 quel fregio si avvolge 23 volte attorno alla colonna ci sono 2500 passa figure complessivamente 155 scene alberi, navi, soldati romani, Dacia l'imperatore Traiano che ricorre eh, 58 volte sempre un po' più alto di tutti gli altri esseri umani perché è l'imperatore e dunque questo è un libro di marmo illustrato che racconta, per chi non c'era, gli avvenimenti di queste due campagne militari condotte da Traiano in persona in questo territorio eh, così impegnativo, dove già in precedenza i Romani avevano provato, in particolare con Domiziano, ad entrare e ne erano usciti sconfitti. Sul Fregio sappiamo tutto, è stato oggetto di tante trasmissioni televisive, per esempio Alberto Angela ha dedicato molte puntate a raccontarci tutto quello che questo Fregio racconta. Lo vedete colorato perché oggi sappiamo che buona parte della scultura antica... Eh, compresa la colonna traiana, in origine era dipinta, i restauratori hanno trovato tracce di questi colori e non solo, nelle mani dei soldati, le mani sono aperte, escono fuori in rilievo, eh, c'erano le armi che erano di bronzo, eh, come sapete nel Medioevo poi il metallo scarseggiava ed era stato eh, sia le armi dei soldati che i perni che fermavano i blocchi della colonna sono stati eh, presi e usati per altre cose. È un'illustrazione quindi dell'opera che Traiano stesso aveva scritto, imitando Giulio Cesare, parlando in terza persona, i commentari di Bello Dacico. E ed è la prima volta in cui c'è un fregio così lungo. Se lo srotolassimo, sono oltre 200 metri. Pensate che quando nel Rinascimento artisti e architetti cercano nei monumenti della Roma imperiale il segreto di questa bellissima architettura e di questa arte straordinaria. Poiché è complicato da terra vedere tutto il fregio decorativo, ci sono stati artisti che salirono fino in cima alla terrazza e si fecero calare dentro un cesto per poter osservare i rilievi che sono più in alto e che da terra si vedono male. Da terra si riesce a vedere bene. Fino al sesto giro, dopo è complicato. E questo ci introduce uno degli argomenti che oggi voglio eh, brevemente raccontarvi, che è stato studiato a lungo da un professore molto importante che si chiama Salvatore Settis. Che è stato direttore della Scuola Normale di Pisa e ha studiato, ha eh, dedicato alla colonna traiana un libro molto importante. Lui si rese conto della, di questa cosa. Uh, così curiosa, nel senso di strano, un monumento così nuovo, così impegnativo, ma del quale è difficile osservare bene questa decorazione. E allora ci si può orientare nella lettura di questo racconto, perché poi in realtà le scene si ripetono. Ora ve ne faccio vedere alcune. Questa è proprio la partenza, la personificazione del Danubio, la vedete lì e vedete a destra i legionari romani che stanno partendo oppure abbiamo scene tra quelle ricorrenti a sinistra si tagliano le foreste per costruire accampamenti palizzate e fare le strade che servono ai soldati per avanzare in territorio nemico vedete la costruzione di un accampamento a destra eh, ci si prepara per la battaglia a sinistra e ci si, ci si avvia a cavallo e a piedi ci sono particolari molto crudi eh, nella decorazione delle scene soprattutto relative alle battaglie vedete per esempio in questa immagine a destra ehm, le, questi legionari con le teste tagliate dei nemici le fanno vedere a traiano che è qui vi ricordate, Traiano è un po' più alto di tutti gli altri. Uh, scene di battaglia come questa sulla sinistra e questa a destra che è interessante perché vi fa vedere questo personaggio avvolto, circondato da una specie di mantello, è Zeus. La mano è aperta perché in origine c'era il fulmine. Zeus è con i legionari romani. Zeus appoggia questa azione di Roma. Il messaggio è che la divinità con loro eh, e poi le scene tra quelle che fanno parte dei gruppi di immagini che costituiscono il racconto le navigazioni lungo il fiume ancora battaglie accampamenti militari dove i romani adoperano vedete qui a sinistra le loro macchine da guerra che lanciano proiettili oppure si schierano nella tipica testuggine dove con gli scudi Uh, si proteggono nei confronti dei daci che assediati lanciano o colpiscono dall'alto con armi o pietre, quindi scene di nuovo di costruzione e così via. Uh, ci sono anche, lo vedete qui in questa immagine, i daci vinti che vanno a chiedere, a implorare l'imperatore Traiano, si, si arrendono. Eh, che cosa c'è di particolare? C'è che questa colonna poi ha anche delle scene uniche che corrispondono delle chiavi, a delle chiavi di lettura. Eh, si vedono qui dove ci sono i segni rossi, per esempio, sono in alto il re dei daci Decebalo che si suicida per non cadere nelle mani dei romani, corrisponde al centro esatto della narrazione alla vittoria alata che scrive vincerai è finita la prima campagna dacica sta per cominciare la seconda e corrisponde ai piedi all'inizio del racconto a un indigeno un personaggio un contadino della dacia che cade dal mulo mentre passano i soldati romani un evento considerato propizio, positivo. Sono delle come dei. se fosse un libro, li chiameremmo dei segnalibro. Eh, sono dei punti di riferimento che devono aiutare chi sta ai piedi della colonna a orientarsi nel racconto. Eccola qui la vittoria alata. Siamo alla metà esatta del fregio, è finita la prima campagna di guerra, sta per cominciare la seconda, e scrive sullo scudo: Vincerai. Con la seconda abbiamo l'avanzata finale dei romani nel territorio dacico, e qui vedete sotto questo albero il re Decebalo. Che preferisce suicidarsi piuttosto che essere preso prigioniero dai romani. È bellissimo, ve lo faccio vedere nella prossima slide. C'è cioè un passo di Ovidio che descrive la scena di un ragazzo e una ragazza che vedono sfilare. Questo grande fregio corrisponde alle pitture trionfali, è la stessa cosa, è fatto in scultura. Le pitture trionfali erano quelle tavole dipinte dove si raffiguravano episodi delle campagne di guerra che poi venivano fatte sfilare in pubblico. È molto bello questo passo di Ovidio, lo leggiamo insieme perché poi lo potremmo adoperare noi oggi, ancora oggi. Sono un ragazzo e una ragazza che assistono a uno di questi dove sfilano pitture che corrispondono al fregio della colonna traiana se una ragazza che assiste al trionfo ti chiede il nome dei re sconfitti dei monti dei fiumi che si vedono rispondi sempre soddisfa la sua curiosità anche se non ti chiede nulla e anche se non li conosci quei nomi fai finta di saperli parla come se ti fosse tutto noto fai vedere che conosci che riconosci la personificazione dell'Eufrate, il tigri che riconosce le figure umane rappresentate, ci sono gli armeni, eccetera, eccetera, le città e le valli. Mostra di saper riconoscere tra i prigionieri che sfilano i generali sconfitti e pronuncia anche i loro nomi veri e se no, inventali. Ecco, questo è Ovidio che ci fa capire. Che il pubblico che assisteva a questi, eh, che guardava queste immagini, non era necessario che riuscisse a decifrare il tutto. Allora, abbiamo parlato della descrizione del, del monumento. Torno un attimo indietro per farvi vedere una cosa su cui ritorneremo. Guardate qui l'immagine a destra. I blocchi sono stati fatti, la decorazione che li copre, in modo da corrispondere perfettamente, precisamente tra il blocco superiore e quello inferiore e così via su tutta la colonna. Vedete con quanta precisione i rami degli alberi vanno da quello inferiore a quello superiore, ma potrebbero essere teste, potrebbero essere, eh, vedete qui a sinistra, la gamba della Vittoria Alata. Questo corrisponde a un problema che riguarda di più gli storici dell'arte che discutono da tanto tempo e non hanno ancora trovato un accordo la colonna stante quello che vi ho appena detto è stata decorata quando i blocchi erano in terra e poi sono stati messi uno sopra l'altro o è stata costruita tutta con i suoi pezzi e dopo è stata decorata questa è una domanda alla quale potete riflettere anche voi e sentirvi assolutamente liberi di dire quello che vi pare possa essere la risposta più logica, tanto è una domanda, come spesso succede, nei confronti della quale la risposta non la abbiamo. Possiamo adoperare, come vi dicevo prima, il buonsenso, eh, poi ne riparliamo alla fine. Allora entriamo nel vivo della nostra storia. Allora sappiamo tutto con molta precisione su cosa racconta questo monumento, ma la costruzione. Cosa sappiamo di come è stato costruito questo incredibile edificio, tomba e monumento celebrativo? Allora ci spostiamo, siamo nel 108 e andiamo là dove ci sono le montagne di marmo che vedete in questa slide, le montagne di marmo. Per eccellenza in Italia sono qui in Toscana. Sono le, le chiamiamo Alpi anche se non sono Alpi perché hanno la forma con le punte aguzze delle, delle Alpi. Le chiamiamo Alpi Apuane. Sono monti di marmo che si trovano nel nord della Toscana e che quasi al confine tra con la Liguria e l'Emilia Romagna e che i romani sin dalla metà del primo secolo a.C. cominciano a sfruttare perché il marmo che si estrae da quei monti sembra essere molto gradito, apprezzato e continuerà a esserlo nei secoli per la sua qualità, per il colore bianco, anche se ci sono anche marmi grigi e con venature varie in quei monti, l'imperatore Augusto, in particolare, capita l'importanza di quel marmo, eh, fa una legge per cui le cave di marmo sui monti, oggi sopra la città di Carrara, allora si chiamava Luni, che era il porto, eh, l'area, tutta l'area, quei marmi sono di proprietà imperiale. Vi ricordate, tutti conosciamo la frase che Augusto pronuncerà. Trovato una città di mattoni, la restituisco di marmo. Di fatto la passione per i marmi eh, attraversa soprattutto i primi due secoli, anche in parte il terzo della storia della Roma imperiale. E le cave del marmo di Luni, che oggi chiamiamo marmo di Carrara, giocano un ruolo di primo piano in questa storia. È un marmo che oggi viene estratto. Usando dei mezzi potentissimi, giganteschi, eh, che hanno ruote enormi, come quelle che vedete in questa foto, con eh, bulldozer e caterpillar giganteschi, di grandissima capacità nel sostenere il peso dei marmi che vengono estratti, vengono lavorati con delle gru. E vengono tagliati con una macchina che vedete qui, che ha un filo diamantato, che ha una capacità straordinaria di penetrare nel marmo anche molto velocemente. Questo avviene oggi. Ma allora, 2000 anni fa, quando Apollo di Damasco decide di adoperare 29 enormi blocchi di, di quel marmo per eh, costruire la colonna traiana. Come si faceva a estrarre questo marmo? La cava da cui quel marmo proviene è una cava che è in funzione ancora oggi, la vedete qui: si chiama Cava di Fanti Scritti ed è la cava nella quale Michelangelo prese il marmo per fare eh, anche la, alcune delle sue sculture più. Eh, note è una cava che è in funzione ancora oggi è questa che vedete nelle immagini ed è quella da cui Apollo doro prese i 29 blocchi per la colonna traiana Uh, Plinio è testimone di questa grande moda e scrive in un uh, brano che vi ho riportato tutta la sua meraviglia i promontori vengono aperti al mare il mondo si livella cioè viene estratto così tanto marmo che le montagne si abbassano asportiamo quelle barriere che erano costruite per confine naturale e si fabbricano navi apposta per trasportare i marmi e così le cime dei monti navigano sui nostri mari. E poi dice: invita a pensare ai prezzi esorbitanti per questi marmi, alle dimensioni dei blocchi che si vedono portati e trascinati. E per fare cosa? Qui Plinio è, è critico. Si chiede. Ma alla fine, perché facciamo tutto questo? Ma la storia va avanti nonostante le perplessità di Plinio. E questa è una foto eh, che ho fatto nelle cave di eh, Carrara, vicino a Fantiscritti, che vi fa vedere: vedete, quello è un fusto di colonna e un enorme capitello. Ce ne sono tanti perché quando nella lavorazione iniziale, che era una lavorazione dove si sbozzava e si sgrossava il marmo, si sbagliava qualcosa o si trovava un difetto, il marmo veniva abbandonato, lasciato lì. E se pensiamo a quanto lavoro c'era dietro a questa estrazione fatta da uomini che usavano solo strumenti a mano, è davvero sorprendente pensare che per un difetto potessero essere lasciati sul posto, ma questo di fatto è quello che accadeva perché e eh, queste sono eh, alcune delle testimonianze. Ce ne sono tante altre. Allora, pensate che la lavorazione consisteva nel taglio da fare a monte, nel ribaltamento, nel nuovo taglio per capire lo stato all'interno del blocco di marmo e poi una eh, lavorazione. Per capire se era buono e per fare le forme necessarie. Ora vi faccio vedere una serie di immagini attraverso dei disegni che abbiamo fatto insieme a uno scultore eh, che ci fanno, capire, um, ci fanno capire la fatica. Appunto, vi ricordate il titolo? La fatica e l'ingegno. Uh -huh. Vedete la didascalia, a forza di picchiare con la punta e col martello. Sono state tolte circa 500 tonnellate di marmo solo per fare la colonna traiana, perché la colonna finita pesa 1050, ma ogni blocco veniva tagliato più grande di quel che era, quindi 500 tonnellate per alcuni blocchi, 500 per altri e così via. Questi sono gli strumenti che venivano adoperati per fare la fessura, per fare il taglio. Tutto a mano e si scavavano queste trincee, le cesure, che eh, dovevano essere l'operazione iniziale per creare la spaccatura nel marmo. Questi sono i segni, li vedete sulla parete rocciosa, lasciati ancora eh, dai lavoranti che si muovevano dentro quelle. Eh, trincee con i loro strumenti e poi finalmente c'era uno strumento un po' più efficace ma ancora di grandissima fatica per quanto riguarda il suo utilizzo era un enorme eh, lama di metallo che veniva azionata da due persone messa dentro un telaio che la spingevano avanti e indietro per fare il taglio nel blocco di marmo aiutandosi con acqua e sabbia Dopodiché, e così entriamo ancora di più nel vivo del nostro racconto, il viaggio. Perché una volta creati i blocchi, il marmo doveva partire per raggiungere la pianura. Ora, se siamo pronti, vi posso far vedere un primo video animazione eh, per quanto riguarda quello che vi ho appena detto, la lavorazione del blocco prima che arrivi alla pianura. Eh, avete visto nella parte finale del, di questo video che a un certo momento. Spero è... un attimo, abbiamo uh, ascoltato con molto piacere questa prima parte del tuo intervento. Posso fare alcune domande che sono arrivate dai nostri studenti? Certo, certo. Allora. Ci è arrivata una domanda da Adele Preveato del Liceo delle Scienze Umane, della prima S del Liceo delle Scienze Umane, che chiede um, se eh, c'è un legame tra la costruzione della colonna traiana e la tecnica di costruzione che utilizzavano gli egiziani per i loro obelischi. C'è un legame? Ecco, Adele. E, eh, approfitto anche per invitare... I ragazzi a porre le loro domande eh, sul numero, al numero, inviandolo al numero WhatsApp che è in sovraimpressione. E quindi, eh, liberamente, eh, porre delle domande che noi poi proporremo al nostro relatore e anche a partecipare al sondaggio che tra poco manderemo in onda con alcune domande sempre sulla colonna. Ecco, eh, un'altra domanda che ci è giunta da una studentessa della classe quinta del nostro liceo, è questa. Le immagini ci giunge da Anna Cecchetto di Quinta AS. Le immagini della colonna traiana e la loro codificazione sono state utili per comprendere effettivamente le tappe della conquista di traiano? Queste sono le prime due domande che ti pongo. Sì, allora comincio con la domanda di Adele che giustamente eh, solleva la questione degli obelischi ed ha avuto un'ottima intuizione perché adesso se ci riesce infatti agli obelischi dedicheremo una prossima ricerca e una mostra come abbiamo fatto con la colonna traiana perché perché questo degli obelischi è un'altra storia straordinaria, un'impresa, anche questa eh, notevolissima, del trasporto degli obelischi dall'Egitto a Roma. Eh, e eh, l'unica differenza che c'è è che gli obelischi erano un blocco unico, dunque venivano create, facevano un viaggio su una imbarcazione e poi venivano trasportate fino al luogo in cui venivano messi in posa, eh, in, assolutamente in modo analogo a quello che stiamo per vedere relativamente al trasporto eh, dei blocchi della colonna traiana. Eh, gli obelischi costituiscono un'altra delle grandi sfide del mondo antico. Pensate che la prima nave che per conto dell'imperatore Caligola porta a Roma un obelisco dall'Egitto, che poi l'obelisco che oggi è in Vaticano, nella piazza del Vaticano, viene dai romani musealizzata, arriva al porto di Pozzuoli, che allora è il porto dell'impero perché Ostia non c'è ancora, eh, come lo conosceremo poi. E viene conservata lì perché ha fatto un'impresa straordinaria. Per quanto riguarda invece la domanda di Anna sulle immagini, eh, la, mh, lo storico che a, aveva raccontato l'avanzata di Traiano in uh, Dacia è Dione Cassio, ma purtroppo proprio quei capitoli della sua storia di Roma sono perduti. Eh, allora, la, il fregio decorativo della colonna traiana ci aiuta perché è fatto in modo talmente minuzioso e preciso che corrisponde ai pochi brani che abbiamo nelle fonti letterarie qua e là relativamente a questa impresa. Pensi anna che è così preciso il fregio decorativo della colonna traiana che gli studiosi rumeni che ce ne sono di archeologi e eh, antichisti in Romania stanno da tempo e hanno quasi finito e tra un po' pubblicheranno un libro cercando di identificare attraverso i rilievi i singoli luoghi della Romania attuale nei quali Traiano è avanzato e che sono raffigurati sulla colonna e anche Giulia Babolin di Quinta S è molto interessata alla figura di Traiano. E pone una domanda, un po' forse di carattere storico: dice, ti chiede di dare il tuo parere sulle conquiste di Traiano. Che cosa pensi di Traiano come imperatore? Era davvero un ottimus princeps questo Traiano? È, st è stato sicuramente percepito così dai suoi coevi e dai posteri. E pensi, Giulia, che Traiano è l'unico imperatore romano che Dante mette in paradiso nella, nella Divina Commedia. Dunque, Traiano gode di una buonissima immagine sia nel mondo antico che nei secoli a venire. È l'imperatore buono, è l'imperatore che fa tante cose nella sua politica anche per le fasce sociali più più deboli, eh, sicuramente noi oggi possiamo guardare con qualche perplessità a questa avanzata in un territorio nemico, a tutte quelle scene di guerra anche molto cruente. Eh, la conquista della Romania viene fatta passare come un'impresa necessaria per rimpinguare le casse dello Stato romano perché si dice che quella terra, si diceva, fosse molto ricca di metalli preziosi, però è sempre il risultato di un'azione bellica che oggi a noi piacerebbe sì e no. Ecco, faccio un'altra domanda, poi magari ti lascio andare sì. avanti. Eh, Agnese Povolo di Quinta S chiede se c'è un particolare motivo per cui Traiano scelse di ergere proprio una colonna e non un altro tipo di monumento. Eh, questo noi non lo, non lo sappiamo. L'unica spiegazione che ci possiamo dare è quella a cui accennavo all'inizio. Apollodoro è il grande architetto che realizza buona parte delle costruzioni che Traiano vuole per ricordare il proprio regno, e quando Apollodoro si trova a dover. Eh, Creare qualcosa di innovativo, qualcosa di originale, qualcosa di particolare, perché a Roma c'è il Colosseo, ci sono i Fori degli Altri Imperatori, ci sono basiliche, acquedotti, ci sono tutte quelle meraviglie che Plinio, avete visto in quella slide, diceva: a Roma c'è tutto il mondo dell'architettura e compreso negli edifici di Roma. Allora, forse è una necessità, una cosa che Apollodoro si inventa per spostare l'attenzione su qualcosa di mai visto in precedenza. Di fatto è la prima volta che abbiamo un monumento del genere. Dopo, lo vedremo alla fine di questa conferenza, ce ne saranno altri a imitazione di questa però. E anche eh, un, dalla quinta C dello scientifico ci giunge una domanda. Oggi sarebbe possibile trasportare oppure trasferire la colonna traiana in un altro luogo? La domanda è giusta, eh. poi ve lo dico alla fine, ma ve lo anticipo no. ora, c'è chi ci ha provato, Napoleone eh, cercò di farla smontare perché la voleva portare a Parigi, ma per fortuna non gli riuscì. Eh, allora ne fece un'altra che poi vedremo alla fine. Ehm, è un monumento, la particolarità che ha la colonna traiana, lo sapete che... Poco, poco distante dalla colonna traiana in un'altra piazza c'è la colonna di Marco aurelio costruita circa 80 anni dopo eh, che imitava questa la colonna traiana dopo 2000 anni è ancora ci sono stati terremoti guerre tutto quello che in 2000 anni è potuto accadere è ancora esattamente lì come è stata costruita ce lo dice quel particolare della decorazione del fregio che corrisponde ancora perfettamente tra una spira e l'altra dopo duemila anni, dunque un monumento realizzato con una eh, abilità straordinaria. Bene. L'ultima domanda che poi credo permetta di andare avanti è di Michela Granzon, sempre del Liceo Scientifico, che chiede se mh, le conoscenze scientifiche che si tradussero poi nella realizzazione di quest'opera, le conoscenze scientifiche così incredibili abbiano influenzato lo sviluppo della scienza e dell'architettura romana successiva alla colonna? Beh sì, ora poi lo vediamo, lo vediamo infatti, come diceva la vostra professoressa, lo vediamo tra un po', in particolare l'utilizzo dentro quella colonna, c'è cioè una scala a chiocciola, eh, la scala a chiocciola... Nell'architettura avrà un grandissimo seguito perché è lo spazio minimo attorno al quale una persona può eh, girare per salire o per scendere. Pensate che i gradini di quella scala sono 75 cm di larghezza e Le Corbusier, che è un architetto molto illustre, eh, recupererà questo valore nella sua, nei suoi progetti architettonici e ci costruirà molte delle sue architetture. Proprio a partire dalla misura di quel gradino. Bene, puoi proseguire con la tua okay. relazione? Grazie. Grazie. Eh, allora, siamo arrivati, lo avete visto eh, nel, eh, alla fine del video precedente, è comparsa una slitta, la grande slitta di legno, caricata con un enorme blocco, deve affrontare un percorso che. Eh, per darvi un'idea, è quello che vedete nella foto: accidentato oggi ci sono passati 2000 anni di sbancamento di quei monti. Ma eh, sempre quella è la distanza dalla linea di costa. Bisognava a piedi su slit. Con pesi enormi sopra, fare affrontare una, un percorso accidentato dove anche delle persone a piedi sarebbero passate con grande fatica e difficoltà, eh, arrivare fino alla costa e poi mettere questi blocchi sulle navi e farle arrivare a Roma. Quelle slitte enormi si chiamano Lizze. La l'allizzatura, il termine che ancora oggi viene adoperato dai cavatori e pensate che eh, qui vedete la linea rossa vi dà la distanza fino al mare che su per giù è, di, è in linea d'aria di 13 km, il dislivello è di circa 700 metri e eh, fino a praticamente alla seconda guerra mondiale è il sistema che ancora veniva adoperato per far scendere i blocchi fino alla pianura e poi al mare. Oggi il tutto avviene con camion che hanno una portata enorme, gigantesca, con eh, guidati da autisti che godono di uno statuto particolare, non devono mettere le cinture di sicurezza, e, perché devono essere pronti a saltare giù dal camion se c'è un pericolo. E, mh, oggi il tutto avviene con questi mezzi, Ieri, cioè fino alla seconda guerra mondiale, con un trenino a vapore di una ferrovia molto bella che si chiamava La Marmifera, che era a mezzo pendio rispetto alle cave, venivano caricati i vagoni e poi eh, con un ponte che c'è ancora oggi, molto bello, anche se il trenino non c'è più, affrontava il viaggio fino a, alla città di Carrara, alla pianura e al mare. Dunque, la discesa avveniva con le slitte, con i blocchi legati con delle funi, ed era una discesa controllata. La lizzatura eh, che abbiamo riprodotto nella mostra da cui questi studi derivano, che è scaturita da questi studi, con un uh, modellino che cerca di fare capire l'importanza uh, di questi personaggi che devono assicurare. La, la slitta con il blocco a quei pioli che vedete ai margini della discesa, eh, e poi la discesa è controllata. Bisogna reggere quelle funi e far scendere la slitta piano piano, piano piano. Uh, è delicatissimo e ovvio il ruolo della persona che vedete all'estrema sinistra delle immagini, che è quella che va a mettere le assi di legno una dopo l'altra per uh, costruire il percorso sul quale la slitta deve arrivare fino a valle e che ha il compito in assoluto più pericoloso, più rischioso, perché se i personaggi uh, alle, davanti a lui che reggono le funi hanno un momento di cedimento, un problema, un qualcosa. Uh, quel personaggio eh, purtroppo non ha scampo ed è stato ancora oggi fino all'utilizzo di questo sistema fino all'inizio della prima guerra mondiale il ruolo del lavoratore eh, più impegnativo, più pericoloso, più complicato e meglio retribuito in conseguenza di queste cose che vi ho appena detto. Eh, anche per la lizzatura abbiamo un video che possiamo che vi fa vedere l'arrivo fino al porto di Luni e poi come avveniva l'imbarco e possiamo farlo partire. Obel Prendiamo uh, ora le slide. Uh, si arriva quindi finalmente in pianura alla città di Luni, che è stata scavata dagli archeologi, era una tipica eh, città pianta. Quello eh, sì. della diretta abbiamo mandato erroneamente l'altro sì, video. Io l'ho visto, tempo. non è un problema. Eh, no. Possiamo recuperare in, in, trasmettendo subito il video precedente. Va eh, bene, non ci, non che ci parlavi, sono. Ma della verità non abbiamo sentito niente. Ah, ci okay. puoi dire sì, cosa conviene fare. Senti, possiamo andare, possiamo andare avanti e poi lo mandiamo dopo l'altro. Eh, dal Porto di Luni fino a Roma lo mandiamo dopo? Sì, sì, va bene, va, va bene. bene. Stavo eh, dicendo, se non mi eh, avete sentito. No, non abbiamo sentito. Ok, stavo dicendo che eh, avete visto in quel filmato nel 28 gli industriali del marmo di Carrara decidono di donare quell'enorme blocco a Mussolini, siamo nel ventennio fascista ed è quello poi che si trova oggi al Foro Italico a Roma e la cosa interessante l'avete vista nel filmato storico dell'archivio luce dell'Istituto Luce che tutto nel 28 avviene con una enorme slitta con le assi di legno, l'unica differenza è che le funi, lo avete visto, erano d'acciaio, mentre all'epoca dei romani erano corde di canapa. E la cosa però molto interessante è che quell'enorme monolite nel 28 Impiega quattro anni solo per fare il viaggio fino a Roma. Arriverà a Roma nel 32, nonostante che nel 28 ci fossero le chiatte a vapore e altri mezzi che i romani dell'epoca di Traiano non avevano. Pensate che tutta la colonna dall'estrazione dei blocchi alla costruzione è un uh, lavoro che avviene in cinque anni. Nel 28, il viaggio di quel monolite. Il solo viaggio ha impiegato quattro anni. Questo per rendere un'idea dell'organizzazione straordinaria dell'impero, dal punto di vista del lavoro, degli spostamenti e di tutto quello che ci fa capire come sia stato possibile reggere una struttura territoriale così gigantesca per tutto il tempo che è durato eh, l'impero di Roma. Dunque le slitte arrivano finalmente in pianura alla città di Luni, che è stata scavata dagli archeologi, tipica colonia con un anfiteatro, l'impianto regolare delle strade e un porto da dove partivano imbarcazioni caricate di marmi che, erano, eh, che viaggiavano per tutto il Mediterraneo. Il tutto avveniva con le slitte fino alla banchina. E l'utilizzo della slitta, ora apro una piccola parentesi, non è certo un'idea dei romani, la usavano gli egizi, lo vedete in questa pittura e altre testimonianze ne abbiamo, c'è la scena, una pittura tombale che raffigura eh, un esercito di lavoratori che con delle funi trasporta su una slitta una enorme statua, però su territorio pianeggiante. E in un particolare, ai piedi della slitta, qui... Uh, si vede, lo ingrandisco nella prossima immagine, ci sono gli addetti che portano le traversine di legno su cui la slitta farà il suo uh, percorso. È un sistema che è noto anche in Mesopotamia, dove abbiamo delle immagini che oggi dei rilievi che sono esposti al British Museum di Londra, che raffigurano il trasporto di queste divinità tipiche della Mesopotamia, si chiamavano la Massu erano dei leoni con testa umana e ali e abbiamo dei rilievi che fanno vedere eh, il trasporto di queste enormi sculture su slitte traversine e ancora personaggi che le trascinano è interessante il dettaglio dei carretti con le funi e le assi perché le funi si romperanno e le assi anche e dunque i romani riadattano una tecnica che ha una origine più antica però la utilizzano per una sfida nuova e mai tentata prima, cioè con dei blocchi pesantissimi come i marmi delle Apuane, scendere per quei percorsi accidentati fino al mare e poi imbarcarle sul porto di Luni. Adesso possiamo far partire il video di cui parlavamo prima una domanda prima di far partire il video, ma ci chiede Viola Rappo della prima BS, cioè la prima del liceo delle scienze umane. I lavoratori del marmo erano uomini liberi oppure erano schiavi? Ecco, brava Viola, perché mm. eh, i documenti che abbiamo che sono stati recuperati dagli archeologi in anni recenti hanno rovesciato anche questo luogo comune. Sicuramente esistevano i lavoratori che avevano la condizione di essere schiavi, ma noi abbiamo dei documenti che ci dicono che per esempio nei, nelle cave in Egitto, da dove veniva estratto il porfido e altre pietre durissime, non erano schiavi, ma erano lavoratori specializzati e pagati anche molto bene. Dunque, potremmo immaginare fino a che non, magari, non, gli archeologi non troveranno altri documenti: eh, che nelle cave via via si sia fatta strada un tipo di specializzazione che era richiesta, apprezzata e pagata bene. Bene, eh, adesso riusciamo a inviare il, il video di prima, quindi eh, dal porto di Luni fino a Roma. Uh, però il carico della nave era un'operazione molto delicata, molto rischiosa, perché quando i pesi erano così ingenti si rischiava di sbilanciare l'imbarcazione e di farla affondare. Ci aiuta ancora una volta Plinio: eccolo qui. Che ci fa un esempio così mi riporto alla prima, mi ricollego alla prima domanda, quella che era stata fatta, se ricordo bene, da Adele che parlava degli obelischi. Eh, Plinio ci dice che per le navi che tra la nave che trasportò l'obelisco, che l'imperatore Caligola fece arrivare dall'Egitto a Roma, eh, Venne, lo vedete nel punto numero 3, al terzo pallino, dice che vennero usate tra le 800 e le 900 tonnellate di lenticchie per bilanciare e equilibrare il peso del monolite e del piedistallo. Dunque... Eh, che cosa ci sta dicendo Plinio? Che c'è un problema di bilanciamento dello scafo, di galleggiamento. Quando i pesi sono così ingenti può bastare poco per far ribaltare la nave. È famoso il caso del vascello del Vasa della Marina eh, svedese nel, mille, nel corso del 600. Eh, appena costruito, varato in mare, è affondato subito perché i cannoni pesantissimi di bronzo erano collocati in modo eh, da sbilanciare il tutto. Oggi è in un museo molto bello, non ha mai viaggiato. Ecco, questo succede quando con un carico di peso ingente si va a sbilanciare lo scafo di una imbarcazione. Dunque Pino ci dice come si fa a bilanciarlo con tonnellate e tonnellate di lenticchie che piano piano costitu costituiscono il letto sul quale piano piano si adagiano questi pesi ingentissime e poi si parte per una navigazione che è rischiosa ci vogliono delle navi apposta le più grandi che noi conosciamo sono quelle trovate sul lago di Nemi dove l'imperatore Caligola che era un imperatore passato alla storia per le sue stranezze quello che si dice abbia fatto senatore un cavallo sul piccolo lago di Nemi vicino a Roma fece costruire due gigantesche navi lunghe una 67 e una 71 metri che poi affondarono Oggetto di ricerca a lungo nel Rinascimento e nei secoli successivi, perché si vedevano, si sapeva che era lì. Poi Mussolini, per farla breve, fece prosciugare il lago, sono tornati alla luce. C'è stato costruito attorno un museo molto, molto bello delle navi romane di Nemi. Sono l'esempio di scafo più grande che abbiamo a disposizione per capire come potessero essere le dimensioni di queste navi marmorarie. Eh, navi che facevano questo tragitto di 200 miglia marine fino al porto eh, di Ostia a Roma ed era un percorso che aveva fatto quando il Mediterraneo era come si diceva mare aperto, cioè da aprile a ottobre era il tempo della navigazione, a ottobre perché le tempeste nel Mediterraneo non, non sono facili da affrontare, da ottobre a aprile era come si diceva mare chiuso. Dunque anche questo ci dice che Aprile ci doveva essere un via vai da aprile in poi straordinario di imbarcazioni che dovevano una dietro l'altra portare marmi e quant'altro si commerciava nel Mediterraneo. Eh, sono tanti i relitti trovati nel Mediterraneo che hanno, avevano ancora al loro interno marmi presi a Luni. Qui ce n'è un piccolo esempio: eh, in Liguria, vedete, l'Erici. Poi la Capraia, qui in Toscana, sulle rotte dall'Italia alla Spagna, in Corsica, nella Francia del Sud. So, I relitti di navi affondate con i marmi di Luni ci dicono tanto delle rotte e di quanto fosse apprezzato questo commercio. Si navigava aiutandosi orientandosi con le stelle, si navigava usando compassi nautici, questo è rarissimo, si trova al Museo Archeologico di Torcello e ci invita a riflettere sull'esistenza di carte nautiche anche nel mondo romano. E poi il porto di Ostia, finalmente si arrivava a un porto esagonale che si vuole sia stato qui celebrato su questa moneta dall'imperatore Traiano, che si ritiene, secondo le fonti, sia stato realizzato anche questo da Pollodoro di Damasco. Queste navi però con i marmi imperiali non entravano dentro il porto per le operazioni di Dogana nel porto esagonale di Traiano, ma lo aggiravano e risalivano il Tevere fino ad arrivare al... questo è un rilievo famoso che ci fa vedere il traffico nel porto di Ostia e si arrivava al porto sul Tevere nell'area che ancora oggi si chiama Marmorata nel quartiere testaccio eh, perché marmorata è la zona dove c'erano questi magazzini dove venivano scaricati i marmi di tutte le navi che da aprile a ottobre arrivavano con questo prezioso carico e da lì poi per le strade di roma trafficatissime iniziavano il percorso per arrivare ai cantieri in questo caso al cantiere della colonna traiana l'ormeggio sul tevere era garantito da enormi Teste di leone, come questa che vedete in questa immagine, nella mostra che abbiamo dedicato a questo tema, ma meglio in questa foto d'epoca. Siamo, siamo su una sponda del Tevere lì ammarmorata. Vedete, sono quelle teste di leone e quel foro che voi riuscite a vedere nella foto è quello nel quale bisognava fare entrare le grosse funi delle imbarcazioni per poi ancorarle, fermarle alla sponda e iniziare le operazioni di scarico. Dopodiché, ecco questo era il viaggio del monolite che abbiamo visto prima per fare un paragone, dopodiché arriviamo nel cuore della nostra storia, cioè al cantiere della colonna Traiana. Allora abbiamo due possibilità. Dobbiamo immaginare che la colonna sia stata costruita usando le slitte e una rampa di terra battuta, cioè un piano inclinato, se lo spazio di quell'area lo permetteva di creare una rampa così lunga e con una inclinazione tale da poter poi costruire tutta la colonna? Oppure dobbiamo pensare che gli antichi, diversamente, vi ricordate come abbiamo iniziato, gli antichi non avevano macchine, era un mondo senza macchine, era un mondo che non aveva interesse verso questo tipo di cose perché a tutto eh, badavano gli schiavi. Allora possiamo dire non ci crediamo, probabilmente aveva ragione Orazio in quel passo che vi ho fatto vedere, aveva timore a uscire di casa, a camminare per le vie di Roma, per quante gru c'erano lungo il cammino, aveva paura che gli cadesse una trave o una pietra sulla testa. E dunque possiamo immaginare che Apollo d'oro abbia organizzato il suo cantiere con delle gru. Ma come erano fatte le gru dei romani? Come possiamo riuscire a immaginarlo? Ci aiuta oltretutto in un cantiere così delicato perché costruire la colonna traiana, guardate la prossima slide, vuol dire sollevare, levigare la faccia, una faccia del blocco cilindrico, ribaltarlo, levigare la faccia sotto, risollevarlo, spostarlo in orizzontale, abbassarlo e metterlo in posa. Era possibile compiere queste operazioni nel foro di traiano già pieno di monumenti ed edifici, perché la colonna è l'ultima ad essere costruita. C'erano delle macchine che potevano sollevare questi pesi ingenti, oppure dobbiamo pensare a una rampa. Eh, pensate, per darvi un'idea, guardate questa slide, che sollevare la, un blocco della colonna traiana è come sollevare la locomotiva che vedete in questa immagine, la più grande a sinistra, il, è come aver messo 29 locomotive una sull'altra. Questo vi dà l'idea dei pesi medi, dei blocchi della colonna traiana. Che strumenti avevano i lavoranti e gli architetti? Avevano i compassi che sono ancora, sono del tutto identici ai nostri, avevano le squadre, avevano a destra, la vedete, un'unità di misura, il piede romano. Tra l'altro, se avete voglia, il piede romano è 29,65 cm. Se misurate un qualunque foglio A4 di quelli che usate per il computer, vedrete che il lato lungo è esattamente 29,65 cm. Non è un caso. Si volle, quando si iniziarono ad operare questi fogli, salvare il valore del piede romano nel lato lungo. Uh, dei fogli che appunto ancora oggi usiamo di A4, 29,65. Usavano i calibri, usavano le squadre come questa, ma usavano anche macchine da sollevamento. Come facciamo a capire come erano fatte? Dobbiamo leggere il trattato di un architetto romano che ha fatto un'operazione culturale straordinaria, si chiama Vitruvio, ed ha scritto un trattato che ancora oggi è conservato, che si chiama De Architettura, sull'architettura, riassumendo tutto quello che si sapeva, lui è a cavallo tra la fine del primo avanti Cristo e l'inizio del primo dopo, riassume tutto quello che i manuali su questa materia, soprattutto scritti da architetti greci, avevano raccontato e aggiunge poi tutta una serie di informazioni di cui lui è in possesso e scrive un manuale che è destinato a fare la storia della nostra cultura occidentale e non solo perché verrà letto studiato commentato tradotto e illustrato da generazioni e generazioni di architetti e ingegneri ci mette delle immagini che sono perse, non ci sono arrivate. Ma chi lo tradurrà e lo commenterà aggiungerà un repertorio di immagini bellissimo che contribuisce al successo di questo manuale. L'ultimo capitolo di questo manuale, il libro che è diviso in libri, sono dieci libri che parlano di architettura, di astronomia, perché l'architetto deve sapere come orientare i suoi edifici. E non solo, l'ultimo capitolo è dedicato alle macchine, il cui uso l'architetto deve conoscere per essere capace di governare un cantiere come quelli che c'erano a Roma all'epoca. E allora Vitruvio ci dà l'unica descrizione, definizione della letteratura antica di cosa sia una macchina che ci dice che è fatta di legno e questo ci spiega perché nei, negli scavi archeologici non le abbiamo trovate, perché il legno è un materiale organico deperibile che solo in casi particolari può arrivare fino a noi, e però vedete Vitruvio dice è molto utile per spostare pesi. Si aziona mediante la tecnica delle rotazioni circolari che i greci chiamano cuchicle kinesis, cioè i movimenti circolari, sono gli organi, i manaci degli organi che fanno quei movimenti circolari, insomma, ci sta dicendo che è il principio della leva che governa il funzionamento delle macchine e le descrive. Le descrive tre, una più semplice, questa, per sollevare pesi non troppo ingenti, e poi dice che conosciamo attraverso dei rilievi. Eccola qui, questa è Vitruvio e questo è un rilievo da terracina con una gru di questo tipo che sta sollevando una pietra non troppo grande e che abbiamo ricostruito in quella mostra con la slitta sotto pronta ad accogliere quel carico e poi a arrivare nel luogo dove servirà per la sua costruzione. Ma poi a un certo momento Vitruvio dice, ma se dovessero capitare dei pesi enormi, non si potrà più usare quella gru, ma si dovrà fare una modifica, una modifica che consiste nell'inserire una ruota circolare che per chi si occupa di queste cose si chiama tamburo, poi dice alcuni la chiamano ruota, perché con questa ruota si aumenta la potenza di questa macchina e poi vedete cosa dice in fondo Qualora sia stato installato nel centro, nella estremità, un tamburo più grande, gli uomini addetti facendo pressione col piede, senza usare gli organi, potranno completare il lavoro. Ma che ci sta dicendo Vitruvio? Non è facile capirlo. Che cos'è questa ruota? Cosa devono fare questi uomini addetti col piede? Ci aiuta. Questo è il disegno che deriva dalla descrizione di Vitruvio. Ma ci aiuta l'archeologia perché, ai Musei Vaticani, è conservata la lastra tombale di un impresario che costruiva edifici anche molto noti. Ha costruito anche il Colosseo, questo signore, che usava questa macchina che vedete in questo rilievo, che è caratterizzata dalla presenza di una enorme ruota dentro la quale ci sono cinque persone che con il loro movimento, Dentro con i piedi la fanno girare e forniscono l'energia per sollevare i pesi più ingenti di cui parlava Vitruvio e portarli a grandi altezze. Come vedete in alto ci sono due lavoranti eh, che stanno manovrando, aiutando a collocare gli ultimi. Guardate quante funi, guardate i blocchi di carrucole, tutto aumenta la potenza della macchina. Eh, questi sono, è eh, la, la stessa lastra tombale dove fa vedere il secondo edificio, gli edifici, alcuni di quelli che aveva costruito questo impresario con quella macchina, il secondo da sinistra lo riconosciamo è il Colosseo. Ma se, e questo è un rilievo da Capua con la stessa macchina adoperata per eh, i restauri del teatro di Capua, ma se quella macchina ha costruito il Colosseo, noi sappiamo esattamente il peso delle più... Ingenti dei più ingenti impegnativi blocchi di pietra che sono nel Colosseo. Adesso possiamo far partire questo video sulle gru degli antichi. thank yeah. you Bene, ecco, ci è arrivata proprio adesso una domanda che è una riflessione. La scelta del criceto nel video non era casuale nel nostro video quindi di presentazione della conferenza, effettivamente non lo era. Posso farti altre due domande che ci sono. Arrivate eh, via WhatsApp, abbiamo mh, il dottor Andrea Benna Bernardoni, che eh, tra l'altro è anche eh, un grande studioso di Leonardo, che eh, ci chiede se eh, si possa instaurare eh, un legame tra le macchine degli antichi romani dato che con queste macchine, a quanto appunto abbiamo sentito, è stato, per così dire, edificato il mondo antico, se ci sono appunto dei legami tra le macchine degli antichi romani e quelle che si ritrovano nei manoscritti, ad esempio, di Leonardo da Vinci oppure degli architetti del Rinascimento. Poi abbiamo anche un'altra domanda di eh, Giovanni Ferrarini che eh, ci segue dal CNR di Padova, un ricercatore del CNR di Padova, che eh, è, è impressionato appunto dalla figura del, di, di Apollodoro di Damasco e vorrebbe che mh, si, si approfondisse un po' la figura di questo personaggio straordinario, se eh, si può aggiungere qualcosa alla, alla sua figura, magari eh, ai suoi trattati. Sì, velocemente perché temo che sia rimasto poco tempo. Sì. Allora, per quanto riguarda mh, la prima domanda, sì, il tramite sicuramente va cercato. E nel grande successo che ebbe l'opera di, di Vitruvio, che dal 1486 ritorna in poi ritorna in circolazione, e che con proprio il capitolo sulle macchine ispira una generazione straordinaria di architetti e ingegneri, anche precedente Leonardo da Vinci, quindi, da una parte Vitruvio, Archimede, eh, sono il punto di riferimento di un'epoca che è vista come un momento da imitare, e poi però ci sono tutta una serie di innovazioni di cui Leonardo è il grande rappresentante. Eh, mentre per quanto riguarda la figura di Apollo Doro, Apollo Doro è. Forse il più grande architetto che l'antichità ci abbia lasciato, adesso si torna a credere di nuovo che sia anche l'autore del Pantheon, dedicato poi rinnovato eh, da Adriano, e ci ha lasciato anche un trattato sulla poliorcetica, l'arte della guerra, un testo molto particolare che lui scrive quando Traiano è impegnato nella spedizione in Oriente. Eh, Apollo d'Oro lo segue nella spedizione in Dacia infatti è raffigurato dove costruisce un bellissimo ponte sul Danubio ma non lo segue nella spedizione in Oriente proprio perché a Roma seguire i lavori di costruzione della colonna e gli manda questo trattato bellissimo dove eh, la novità è che gli insegna come costruire le macchine da guerra con i luoghi che la natura mette a disposizione sul posto anziché portarsele dietro pesanti, ingombranti. Poi vengono sistematicamente prese dai, dai nemici quando si rimane sconfitti ed è una grave perdita. Eh, Apollodoro gli dice: Guarda, ti insegno come si fanno sul posto: più leggere, più maneggevoli, più trasportabili. Ed è una svolta straordinaria questa nella, che ci spiega ancora di più come Ercollodoro fosse un personaggio unico che fa della leggerezza, così poi chiudiamo perché è rimasto poco tempo, uno dei motivi anche delle sue architetture, la colonna traiana. Ora vi faccio vedere le ultime slide eh, se non ci sono altre domande. C'è un'altra domanda del sì. col nostro collega Gianni Ciscato, che sì. mh, è architetto, tra l'altro, e sarà anche il relatore di una delle nostre prossime conferenze, che ci chiede, mh, magari di, eh, sempre su Apollo d'Oro, eh, di conoscere eh, la formazione. Quale formazione architettonica aveva Apollo d'Oro? Da eh, quale questo, tipo storico questo, preso avvio il progetto sì, di, a, di Apollo d'Oro? E da ultimo, ha senso distinguere architetti romani come Vitruvio da architetti tra virgolette stranieri come Apollo d'Oro? Mm, sì, ora su Apollodoro non abbiamo tante notizie. Sappiamo che era un siriano nabateo che fa un grandissimo sforzo di cui è assolutamente consapevole nel scrivere il trattato sull'arte della guerra perché lo scrive in greco e si scusa più volte all'interno del testo che ci è arrivato intero quando dice probabilmente non, non riesco a scrivere in modo corretto ma spero che mi si capisca e si aiuta con disegni e sappiamo cita più volte anche dei modellini in scala eh, sappiamo che dalla Siria arriva con suo padre tutta la sua famiglia da giovane a Roma e la sua formazione Avviene presumibilmente nella città di, di Roma, lega la sua fortuna a Traiano, e poi, secondo le fonti, con Adriano cade in disgrazia. Uh, per quanto riguarda la domanda sugli architetti greci e romani, no, non ha senso dividerli perché la base teorica è la stessa. L'unica cosa, gli architetti romani, ce lo dice Vitruvio, dedicano grande attenzione alle macchine per il sollevamento, cosa di cui quando Vitruvio cita eh, anche le macchine per sollevare l'acqua e compagnia, quando cita le sue fonti greche, le cita sempre per la trattatistica architettonica, quindi l'armonia, le proporzioni, eccetera. Eh, meno molto meno per quanto riguarda le macchie lui si rifà ad altri autori specializzati proprio in macchie che non erano architetti bene si sa quante persone siano state utilizzate approssimativa, approssimativamente per, per erigere la colonna o per estrarre il marmo? No, questo non lo sappiamo, però proprio i tempi di navigazione del Mediterraneo che era aperto solo da aprile a ottobre ci fanno pensare che bisognasse essere assolutamente pronti per completare il tutto in quel periodo, trasporto e costruzione, perché arrivare col cantiere aperto a ottobre voleva dire non finirlo fino alla primavera. Bene, ma mandiamo il video oppure Allora vi faccio vedere l'ultimo ecco. immagini e poi mandiamo il video come volete. Il video sulla su Archimede, sulla vita di Archimede? Sì. Uh -huh. Bene, il video è andato. Vuoi aggiungere qualche cosa, Giovanni? Sì, perché abbiamo fatto vedere questo video? Perché la scala a chiocciola interna all'interno della colonna Traiana, ora ve la faccio vedere, eh, quella scala non è altro che una vite idraulica una vite di Archimede verticale. Dunque Apollo d'oro ha guardato a questa vite, ha guardato ad Archimede, c'era una domanda che diceva a chi si è ispirato Apollo d'oro, ha introdotto una novità straordinaria, però se c'è qualcosa che può averlo ispirato, ora ve lo faccio vedere, è proprio la geometria della colonna che è un'elica eccola qui è una vite è una vite di archimede verticale con un'elica perfetta che archimede nella sua geometria descrive e quel fregio aspire che si avvita 23 volte con la sua decorazione sul fusto della colonna si avvita salendo piano piano esattamente come sale l'acqua all'interno del dispositivo di archimede perché guardiamo ad archimede guardiamo ad archimede perché eh, anche il Pantheon non è altro che una sfera, la cupola sul cilindro. Il cilindro e la sfera è un'opera a cui Archimede era particolarmente attaccato. Dunque, uno straordinario architetto che presumibilmente si è ispirato alla conoscenza di Archimede per le sue architetture più innovative, la colonna traiana e il Pantheon, e ha creato un monumento che poi è stato replicato. Eh, negli anni con la colonna di Marcarelio, la colonna di Place Vendôme a Parigi eh, e altre colonne che nel mondo sono state fatte. Allora, se non abbiamo più tempo, mi, mi fermo qui. Bene, ehm, grazie eh, al dottor Giovanni Di Pasquale. Come abbiamo sentito, quindi, non soltanto è uno studioso. Molto rigoroso e ci ha fornito un ricchissimo apparato di fonti e di video meravigliosi. Abbiamo ricevuto tanti complimenti su WhatsApp per questa presentazione, per questa relazione. Eh, non è soltanto un grande scienziato, ma anche eh, posso dire un oratore piacevolissimo. Quindi rimarremo davvero delle ore ad ascoltarlo. Purtroppo il tempo è tiranno. Quindi invito uh, i ragazzi a uh, compilare, so, il, gli studenti del Masotto, a compilare il test di verifica che adesso andrà in, sovra in sovraimpressione, quindi a inviarlo e anche a rispondere all'ultima all domanda che vi proporremo appunto su uh, menti.com. Ecco, ringrazio ancora il professor Giovanni Di Pasquale, il museo Galileo, il liceo Masotto, tutti quelli che ci hanno seguito da casa, gli studenti, le famiglie, gli appassionati, eh, i ricercatori e eh, le altre scuole che ci hanno inviato eh, dei messaggi di apprezzamento. Eh, e passo la parola alla nostra dirigente scolastica, la dottoressa Maria Paola De Angelis. Grazie a tutti. E vi do, scusate, eh, un appuntamento anche al prossimo, al prossimo incontro. Eh, avremo... Eh, l'occasione appunto di eh, seguire un ricercatore eh, italiano eh, stimatissimo eh, eh, nel, eh, a Londra praticamente, quindi un ricercatore eh, vicentino della provincia di Vicenza a Londra, quindi il dottor Giovanni Bressan che eh, ci farà una storia dell'ottica eh, partendo dagli egizi ma soffermandosi soprattutto eh, sui... Sull'ottica sull nei tempi più recenti, e eh, questa uh, prossima conferenza si terrà il 14 aprile, sempre sul canale YouTube eh, del Liceo Masotto a cui invito tutti ad iscriversi sempre dalle 9:50 alle 11.50 per continuare la nostra rassegna. Grazie ancora e cedo. La eh, parola alla dirigente scolastica. Ecco, saluto anche eh, il liceo Corradini di Tiene, per esempio, che eh, da ultimo, senza però eh, trascurare tutti gli altri, il professor Paolo Re eh, da Roma eh, e, e molti altri. Ecco, vedo una domanda eh, da parte della collega Giustiniano del Liceo Corradini di Tiene che chiede se sia possibile avere il materiale. Ecco la invito a scrivermi eh, presso appunto il liceo Masotto, il, posso dare la mia email veronica.melis-istitutomasotto.it veronica .melis, in modo che appunto per qualunque richiesta possiamo metterci in contatto. E grazie a quanti stanno eh, mandando i loro complimenti, grazie ancora, arrivederci. Salve a tutti, eh, quindi i saluti finali da parte del dirigente scolastico. Ecco, eh, che dire della giornata di oggi? Sono estremamente felice perché eh, abbiamo trascorso eh, una piacevolissima eh, mattinata di eh, crescita e eh, conoscenza in modo assolutamente piacevole. Mi fa piacere soprattutto eh, che il Masotto sia diventato in questa giornata un centro di promozione eh, culturale grazie appunto all'impegno dei docenti del Dipartimento di lettere e latino ma anche grazie al contributo di numerosissime professionalità che abbiamo qui eh, in istituto ecco eh, spero che eh, prosegua come immagino sicuramente che sia eh, questa eh, diciamo opportunità offerta dall'istituto di incontro e confronto tra eh, esperti del settore docenti eh, studenti quindi io ringrazio davvero Vero di cuore eh, i partecipanti. Eh, ringrazio eh, in maniera incommensurabile il dottor Di Pasquale, che è stato interessantissimo, e eh, lo ringrazio per la sua disponibilità eh, a eh, collaborare con, con noi, come tutti gli altri relatori che in passato e in futuro faranno eh, altrettanto. Diciamo che abbiamo ehm, in programma eh, tantissime novità, e eh, spero che. Grazie. Uh ci sia un seguito importante rispetto alle novità che proporremo. Ringrazio i nostri studenti eh, e spero di aver fatto loro un dono gradito insieme all'insegnante perché ritengo che la scoperta, la conoscenza siano eh, dei piacevolissimi momenti eh, e credo che il ricordo di questa giornata eh, accompagnerà i nostri studenti eh, unitamente ad altri ricordi anche nella loro eh, età. Quindi di nuovo eh, vi saluto tutti con, eh, con affetto, con calore e ringrazio di nuovo tutti per questa eh, meravigliosa eh, giornata.